Tredicesima puntata di Attenti a quei tre, buonasera ai nostri telespettatori che ci stanno seguendo adesso, in questo preciso momento su Toscana TV. Noi abbiamo uno dei più grandi registi italiani e è qui con noi, rullo di tamburi, fammi il rullo di tamburi, della città di Grosseto. Fammi il rullo di... Ma che è quel? Questo sembra un piccione che sembra un gufo più che un rullo. Io faccio come cosa? Se ti vede Militello si vede subito. Un rullo, Tore, un rullo di tamburi. Tu, questo è il cuore che va. Francesco Falaschi! Una delle emergenze del quartiere Pace, più che altro. Ah, vedi? Una delle emergenze del quartiere Pace. Che lì c'è direzione corrente. Sì. Beh, se la battono, insomma. Comunque questo grande artista, questo grande regista, sceneggiatore. Buonasera, un saluto ai ragazzi di backstage, un consiglio breve ma forse importante. Non fatevi conquistare troppo dalla tecnologia, dalle mille macchine da presa belle, performanti, ma considerate che per fare i filmmaker veramente efficaci e andare avanti e fare ricerca, insomma, emozionare il pubblico, dovete innanzitutto avere una bella storia da raccontare e poi circondarvi di altri appassionati come voi, esperti dei vari settori. Quindi non risolvete tutto con la macchina da presa, non fate tutto da soli, usate gli amici, usate però sceneggiatori, scenografi, costumisti, direttori della fotografia e soprattutto attori. Scegliete bene gli attori, dovete avere il coraggio di rischiare, di osare, prendere gli attori bravi, bravissimi, da fuori, da Firenze, da Grosseto, da qualsiasi parte d'Italia, ma attori bravi. E quindi potete fare il vostro corto, il vostro piccolo film, dando veramente il massimo per raccontare una bella storia. Abbiamo detto che lui è un regista, ma anche sceneggiatore. Vi dico che è nato a Grosseto, naturalmente, nel quartiere Pace, 1961. Ma come anche tacerla? Perché? Scusami. Oh, la sua si può ancora dire, la tua no, però insomma. Allora, dopo essersi laureato in storia del cinema a Firenze, ha iniziato a collaborare con numerose riviste del settore, tra cui Segno Cinema. Nel 97 esordisce dirigendo Giorgio Tirabassi in Furto con destrezza, un corto presente in Corti Stellari, successivamente il regista di Quasi Fratelli, che gli è valso il David di Donatello 1999 per il miglior cortometraggio. Nel 99 sempre dirige Alda Alvigini e Pier Francesco Favino e Marco Giallini in un altro corto che ha un nome stranissimo, Adida Buma. Nel 2002 esce il suo primo lungometraggio, Emma sono io, con protagonista Cecilia Dazzi, e per questa commedia Falaschi verrà nominato ai Davide Donatello e al Nastro d'Argento come miglior regista esordiente, senza vincere però i premi. Dopo 5 anni dirige il suo secondo lungometraggio, Last Minutes Marocco, una commedia con Valerio Mastandrea, Maria Grazia Cucinotta e Nicolas Vaporidis. Lo stesso anno è anche regista di Dalla Finestra Aperta, un altro cortometraggio girato interamente a Grosseto, che è appunto la sua città, e che vede nuovamente la partecipazione di Cecilia Dazzi. Nel 2011... Io non c'ero lì per caso, no? Non lo so se c'è, non lo so. Nel 2011 esce il suo terzo lungometraggio, Questo mondo è per te, girato in Maremma, diverse località, Follonica, Grosseto, Scanzano, sempre con la Dazzi, Paolo Sassanelli, anche Sergio Sgrilli, che salutiamo, e Paolo Migone, e un esordiente, Matteo Petrini, nel ruolo del protagonista. Nel 2012 viene presentato in anteprima mondiale alla 50esima edizione del New York Film Festival un altro corto, My Tuscany Art Storm, vale a dire questa tempesta dell'arte, del quale cura la regia e la sceneggiatura. Attualmente è nelle sale, eccolo qua, ve lo facciamo vedere anche la locandina. Questa sì, questo è, vedi che c'è scritto quanto basta,
Quanto Basta, che appunto vede per protagonisti un grandissimo, dobbiamo dire, Vinicio Marchioni, Luigi Fedele, grandissimo anche lui, e Valeria Solarino. Peraltro non solo di Francesco è la regia, ma anche la sceneggiatura. E in cui affronta proprio un tema, quello delle malattie mentali. Allora, proprio per entrare subito, abbiamo la locandina, perciò parliamo del film. Ci racconti un po' questa pellicola, ma soprattutto come ti è venuto in mente di scrivere su temi così delicati. Lo avevi già fatto anche con Emma Sono Io, ma anche complessi. Sì, sì, ci deve essere qualche motivo, insomma, profondo. Ci interessava il tema della cucina, perché fare un po' di backstage di questa grande moda, ma anche di questo grande piacere e di questa arte. Poi dal mare in mano, insomma. Insomma, non si può dal mare in mano in Toscana. E abbiamo prima studiato un po' il mondo della cucina, poi abbiamo conosciuto questa realtà di Prato che si chiamava Opera 22, dove c'erano degli insegnanti di cucina che insegnavano appunto le autonomie personali e la cucina, lo stare insieme, anche servire a tavola a dei ragazzi autistici di vario spettro, si dice, no? Di varie, diciamo, sfumature di questa realtà che è l'autismo. E ci ha colpito il fatto che alcuni di loro, che erano classificati come autistici con sindrome di Asperger, erano particolarmente ricettivi e avevano un buon congiovamento da questo, da questa attività e speranze anche di inserirsi nel mondo del lavoro, perché è una sindrome molto particolare, per cui non si è né abbastanza, diciamo così, diversi da essere poi riconosciuti e curati e rispettati, individuati come tale, e è piuttosto grave per poter permettere un inserimento non faticoso nella vita delle relazioni sociali. Quindi accanto a questo tema che è forte, c'è anche però la volontà di raccontarlo in commedia. La commedia non è il film comico, la commedia è il genere che ha tutti i generi, però c'è il dramma, c'è lo scherzo, l'umorismo, c'è a volte la suspense, a volte la farsa, a volte il sentimento soprattutto. E quindi abbiamo costruito questo sistema di personaggi con un fuoco molto incazzoso, diciamo, per dire. Anche perché anche lui c'ha una sindrome. C'ha una sindrome, particolare, un po' borderline, anche lui, che ha avuto guai perché è rissoso, è impulsivo, eccetera, e quasi con un contrappasso dantesco, vediamo anche addirittura, viene costretto a insegnare a qualcuno che ha un po' l'opposto, no? Questo è iperespansivo, istintivo, è stato molto controllato e deve prendere continuamente le misure nel rapportarsi con altre persone. Quindi è la classica coppia da buddy movie che, insomma, penso che funzioni. È un film di personaggi e quindi un film di attori. Quando si dice tu dirigi gli attori, no? Sì, dirigo, ma anche loro che dirigono me, dirigono il film, perché una volta che hai azzeccato la persona, cioè, hai spiegato bene il film, gli hai fatto capire, lui l'ha capito quanto te o meglio di te, e diventa una squadra come un gruppo che suona, insomma, dove te sì, sei il direttore d'orchestra, ma hai fatto tanto prima, no? E quindi quando li lasci liberi, e loro, devo dire, hanno fatto cose splendide. Il ragazzo è incredibile, secondo me merita un premio importante, perché e lo avrà, insomma, la sua carriera, per una persona di una serietà, di un talento straordinario. E la cosa bella è che abbiamo interagito con queste associazioni nazionali, regionali, di Roma, di Terbo, eccetera, che trattavano questo tema della sindrome di Asperger e facevano lavorare ragazzi nel teatro, nell'organizzazione di eventi, di cinema, e lui si è talmente mescolato, ha talmente conosciuto bene questi ragazzi che ne è venuta fuori un'interpretazione, e al di là di tutto anche chi ha un giudizio del film, diciamo, non eccellente, perché comunque una commedia è comunque leggera, eccetera, riconosce una prova eccezionale. Insomma, è un film sicuramente da vedere, chi non lo ha fatto
si trova nelle sale ormai già da qualche tempo, se non sbaglio il 6 di aprile mi sembra. Sì, è uscito il 5 e ha avuto una copia, una media copia superiore a tutti gli altri italiani. Certo, è un distributore indipendente, quindi ci sono le cosiddette major, no? Quindi c'è 01, Medusa, Warner, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è un distributore forte, bravo, però non è al top del controllo delle sale, però sta facendo bene, la media copia di ieri era la quarta, almeno di quelli italiani. Poi c'è un applauso, se non merita, Francesco. Dopo quanto basta, Francesco, a cosa stai pensando? Mi siedi sempre sulla giacca. A cosa stai pensando? Sulla giacca, ma senti come parla stasera quest'uomo. No, guarda, sto pensando a un film un po' meno commedia, con tanta emozione, con una storia. Non mi dici drammatico perché riparte. No, non è drammatico, però drammatico è non c'è un po' meno commedia. Drammatico però non c'è niente, però. Ma io drammatica senza parlare. Io vorrei fare la parte drammatica senza parlare. Dati una parte, sai qualcosa. Ovvero la Francesco.